Santa Caterina Cardano, una partita, la semifinale, che è stata di altissimo livello, che porterà il Santa Caterina a sfidare il Golgi nella finale terzo quarto posto. Sì, sinceramente la partita, diciamo, terzo quarto posto per noi è assolutamente un ripiego, perché abbiamo iniziato questo campionato come tutti i campionati, partendo da zero e quindi formandoci come squadra e tentando di arrivare il più in alto possibile. Quindi per noi l'obiettivo quest'anno, gli anni scorsi e sarà sempre, anche negli anni futuri, sarà quello di arrivare al primo posto. Tutto il resto è sempre di meno. L'anno scorso avevate vinto questo trofeo, ma quest'anno si è visto proprio come la squadra è partita da zero, ma con il tempo è cresciuta. Contro il Nuovo c'è stata una sconfitta alla prima partita, però con il tempo i meccanismi, almeno guardandola dall'esterno, questa squadra li ha acquisiti. Oggi non è andata bene, però comunque ha mostrato una discreta unione e un buon gioco questa squadra. Sì, a ogni modo siamo contenti, abbiamo creato una buona, diciamo, un buon substrato anche per l'anno prossimo, ci sono delle matricole molto, molto promettenti, siamo molto contenti di questo. Poi purtroppo la squadra si svuoterà l'anno prossimo, ma come dicevo prima, fortunatamente abbiamo messo le basi anche per un ottimo futuro. Va bene ragazze, siamo ancora a marzo, abbiamo il trofeo di pallavolo ancora da vedere. Le cinque ragazze che giocano a basket, anzi più di cinque perché comunque la panchina è numerosa, le vedremo anche nella pallavolo? Sì, abbiamo delle polisportive, quindi sicuramente ci faremo valere anche in altri sport. Rimane solo un'ultima cosa da dire, rimane il rammarico per non arrivare in finale contro il Nuovo, perché sicuramente sarebbe stata una partita diversa dalla prima e ce la saremmo giocata veramente fino in fondo. Quindi complimenti al Cardano, perché oggi se la sono giocata e hanno dimostrato che sono un'ottima squadra. Per noi rimane un grosso buco, un grosso rammarico, perché avremmo voluto veramente mostrare quanto siamo valide.